Allora ragazzi, vi faccio vedere molto velocemente all'infuori da casa mia, ovviamente sono in affitto. Niente, allora entro e c'è subito questo cancello. E da qui fuori si vede il giardinetto, piccolo giardinetto mio, questa è la finestra di camera. Saliamo le scale, ci troviamo in questa porta che ovviamente ho lasciato ancora aperta per entrare subito senza aprirla, se no va aperto. Poi abbiamo questo bellissimo decoro, comunque non è mio, è fuori di casa mia. Questa è casa mia. E poi abbiamo un altro quadro, altri quadri che vanno nelle case di sopra. E qui, mentre c'è questo, è questo bellissimo quadro. Allora, ecco il tappetino, mi stavo mi ero scordata. Welcome, che era piccolino, come spagnolo, niente. Entriamo a casa mia, è piccolissima, quindi finirò molto presto questo video. Allora, alla mia sinistra, appena entri, c'è questo cuore che in realtà volevo metterlo dietro la porta, però siccome io sono venuta a convivere qui in questa casina a settembre, per cui abbiamo deciso di non metterla per il semplice motivo che a settembre di quest'anno traslochiamo, quindi niente. E poi c'è questo quadro e qui c'è l'attaccapanni. Traslochiamo perché comunque Marco ha trovato lavoro a Follonica, quindi non sto più a sistemare più di tanto, ormai lo lascio così, così non sciupavo la porta. Poi c'è sempre l'albero di Natale che ovviamente ormai ho levato tutti i decori perché lo devo mettere a posto, solo che la scatola è a casa della mia suocera e quindi niente, non lo posso sistemare. Se volete sapere il prezzo, ho pagato 79 euro da Leroy Merlin e viene compreso le pigne, queste qui, e questo qui rosso che non so mai come si chiama questo frutto e non so se l'ho detto, è 1,80 m. Ok. Molto, secondo me, a mio parere, è molto carino, anche perché c'ha tre tipi di rametti diversi. C'è questo qui verdognolo, cioè sono tutti verdognoli, però questo qui è opaco, questo è un verde più chiaro. Non so se ora dalla telecamera si veda. Comunque, c'è questo qui che è bianco, poi questo qui che è tutto verde, e poi c'è, dove lo faccio? Eccolo qui, questo che è più chiaro, quindi boh, bellino. Poi alla mia destra invece ho questo vaso per coprire dietro, che ho il lettino quello per fare il massaggio, vabbè, citofono, e poi ho questo portachiave, tra l'altro ce l'ho, oddio, dove l'ho messo? Ah, eccolo, oddio, mi sono spaventata, non trovo più la chiave di casa, ho detto magari mi si chiude mentre faccio il video, quindi me lo porto dietro, e come potete vedere è San Marino. Bellissimo, siamo andati lì, quindi abbiamo preso questo farina che mi piaceva tantissimo. E tra l'altro serve. Poi c'ho questa cosa che garba tanto a Marco, l'alberellino che mi hanno regalato una signora per Natale che andava a fare la pedicure e mi ha fatto questo regalino fatto a mano. Poi c'è questo decoro che mi garba tantissimo, lo regalai per 2 o 3 anni così dal niente al mio fidanzato, solo che mi pentii perché invece di mettere magari Marco mettevo Tado, nel senso che lo chiamo sempre in quel modo, quindi e vabbè. L'oggino e poi c'è questo un altro decoro che piaceva a me tanto, la pianta e questo vasettino qui, l'ho trovato in un negozietto qui vicino a casa mia, si chiama Vicri, la TV. Vabbè, lì abbiamo fatto coprire perché comunque c'era tutti quei fili brutti della caldaia e quindi non mi piaceva. E questo piccolo mobiletto, un piccolo, che l'abbiamo fatto comporre, l'abbiamo deciso di tenerlo in questo modo da IKEA. Si è pagato penso sui 300 euro perché c'ha anche il vetro sopra. E niente, qui c'ho altri decori e qui altri. Ma molto semplice. Poi quindi si era messo, cioè mi ero rimasta nell'alberello e qui c'è la scrivania di Marco e al posto dell'albero mettevo sempre questi due, non so come si dice in italiano, insomma, questi due vasetti.
E poi ovviamente qui c'è il divano e il quadro del mare. A mio parere è molto carino. Poi questa è una piccola stanza dove, come si vede anche, si può dire magazzino, teniamo tutte le cosine, l'acqua, la Coca-Cola, panettone, sapone. Qui invece sono le mie cose della scuola di estetica. Qui ho il trolley, c'è la spazzatura dove si spazza, insomma, la paletta. Questo è la scarpiera, l'acqua, e questo è tutti i decori che avevamo messo, anche altri. L'avevo fatto quest'anno di bianco, il mio primo albero natalizio, nel senso che il mio primo albero, nel senso che l'ho fatto io, andando a convivere, appunto, via. E niente, questo coso di 85 pezzi si è pagato 9,90 euro, sempre dall'Euro Merlin, quindi è molto conveniente, secondo me molto carino. Poi vabbè, qui c'è la lavatrice, i panni da stirare, e qui c'è dove metto i vestiti sudici, puliti, scarpe, insomma questo qui, anche questo l'abbiamo fatto fare perché mancava lo spazio. E niente, questo è il piccolo, si può dire, magazzino. Chiudiamo. E questo è per quanto riguarda, ops, non la caddo, la salettina. Insomma, poco decorata perché comunque pensavo di rimanerci ormai qui finché non avremmo fatto il figliolo, però ecco, lui ha trovato lavoro a Follonica e quindi ci trasferiamo là. Niente, dopodiché qui infatti volevamo prendere il divisore di Ikea e abbiamo lasciato stare, così separavamo la sala dalla cucina. Per quanto riguarda la cucina, questo è il tavolo, si apre e diventa da 8. E questo qui sempre l'abbiamo preso da Ikea. E anche questo qui, questo decoro qui, che c'ha anche degli odori molto, secondo me, bellino, via. Poi questo bellissimo portabuste, non lo so, che mi è stato regalato dalla cugina del mio fidanzato per Natale. Qui c'è la porta e questa è la cucina. Ve la faccio vedere da un'altra angolazione, magari da qui. E la cucina era già, cioè già nella casa, mentre il mobiletto, quello lì che vi ho detto, l'abbiamo preso da noi a Ikea. E vabbè, il forno microonde è nostro. E questa frutiera bellissima l'abbiamo presa anche da Ikea. E niente, questo è per quanto riguarda la nostra cucina. Poi andiamo. Spegniamo la luce perché se no non si risparmia. E c'è questo piccolo ingresso dove si va al bagno e poi in camera. Allora, eccolo il bagnettino, abbiamo la doccia, questo mobiletto dalla mia destra, anche questo è di Ikea, e secondo me molto utile perché appunto c'ha un bagno piccolissimo, quindi abbiamo dovuto trovare qualcosa che entrasse, sia perché noi abbiamo il riscaldamento da qui subito alla porta, per cui un qualcosa di piccolo che ciao, potesse entrare, appunto lì, vabbè, fate chi. E poi eccoci qua, ho questo qui piccolissimo dove appunto ci sono le cose di Marco, che le mie cosettine, ma non penso vi interessi. Poi vabbè, c'è questo della BTV che mi garba tantissimo, quindi l'ho lasciato. E niente, questo è per quanto riguarda il bagno, e lì dove mettiamo i pettini, cose varie. E questa è la doccia. Insomma, un po' così, ragazze. Questa è la finestrella che mi piace di più questa casa, sono le finestre perché sono enormi, grandi, insomma, belline. Poi, per ultimo, ecco, voilà, ho quasi finito di fare il video. Siamo in camera niente di che, ragazze, non è che l'unico che ho fatto mettere è quel cosino lì perché, insomma, stesse più bellina la camera. Ma oddio, perché c'è questa cosa bianca? Sarà che sudicio lo schermo? Boh. Niente, qui c'è la mia scrivania.
Qui, oddio, vedo quel coso bianco e mi dà una noia, non so se si esudisce allo schermo. Comunque, devo forse. Qui c'è il lettone con anche questo tappeto, l'abbiamo preso dalle Roi Merlin, comunque non penso più di 40 euro, penso su 35. Poi questo è l'Attomarco. Questo è il quadro che le regalai per 5 anni, se non erro. La TV e questo mobiletto nero era in sala al posto di quello bianco che abbiamo preso noi. Questo qui era già in, cioè, dei proprietari. E niente, le ho messo le candeline e poi quello lì che c'è da appendere anche lì per i capi, insomma, per ora è lì come decoro la TV mia. E questo è l'armadio. E qui c'è un altro appendiabiti che abbiamo deciso di lasciarlo qui. E la finestrella, che da fuori appunto si vede da dove ho iniziato, via. Il giardino, io non so cos'è questo punto bianco, ma è lontanissima, non lo so. Sarà che... E da questa parte appunto. Niente ragazzi, allora io non sono tanto esperta per fare i video cioè, della casetta, anche perché voglio dire la mia casa non è niente di che, quindi niente, però comunque volevo condividere con voi la mia casettina, da tenermelo anche per magari un domani che sono già nella mia casa vera, nel senso che è proprio mia e niente, mi viene il ricordo che sono stata anche qui, guardate come si vede male. Oh, cosa c'è? Ora tutto? Boh. Vabbè, vi saluto, vi mando tanti baci e ciao ragazze.